Non posso guardarmi un video di Franchino? Guardi, mi guardo un video di Franchino, che me frega a me di giocare. Ci sta, ci sta. No, e noi non giochiamo però allora tutti insieme. No, senza Simone no. Volete un video di Franchino anche noi? Chat. Che tristezza. No, non facciamo l'ultima challenge. Infatti l'anno scorso, in realtà, nell'ultima challenge... Oh, finalmente, porco Giuda. Bel bugugnone. Oh. Sono tutte le pubblicità in francese, ragazzi. Sì, dai, devo andare così, devo andare così. Va bene lo stesso, ragazzi, vince lo sport. Ormai organizzare i video con... Silenzio, silenzio! Spigolo. Sto guarda Franchino! Lavora 24H praticamente. Oh, mi do mutao! Quando c'ha libero io sto sempre impicciato, non sto a Roma. Poi ormai si è fidanzato da mesi e mesi. Si torna a casa con la voglia di stare... Sta così, sta. Dov'è che sta? Dov'è che sta Franchino? Pizza tonda criminale centro storico di cosa? Di Roma. E che te abbiamo fatto? Cioè, prestacelo, 2-3 ore, poi te lo ridiamo. Per carità di Dio, eh. E la stessa cosa pure con Max. Organizzare i video delle pizze con Max è un'impresa, perché pure questo sta a lavorare una cifra tra la pizzeria qua al centro e le consulenze. Ma che mi frega, fa. Mi fai vedere la pizza? Ma perché quando parla così tanto adesso? Centro storico. Oh. Mo, regà, il centro storico è molto vago, perché il centro storico di Roma è immenso. Però comunque anche quelle che famo oggi al centro storico. Pizza tonda? Sto passando i ristoranti. Via di non ho mai fatto pizza. Ah, si l'ha fatta pizza. Oh! Pieno dei turisti che stanno seduti là all'ombra per terra a mangiarsi la pizza. Ma voi sentite il casino che c'è intorno a me? Assaggiamo la pizza del Max, va. Sono mezzo a un borghese. Ma questo non è quello che sta sempre sì, con lui nei video. Farina. Allora lavori. Ah, smarchettiamo allora, gli amici. No, smarchettiamo gli amici. Non so buttare la farina addosso. Ah, ecco. Oh, mi devi fare una margherita? Ah, proprio un classico. Non lo so, che, sennò che si fa? Sì, vero? La pizza giudico sulla margherita. Mi sembra giusto. Ma li compri già fatti questi? Questi sono quelli. Il lievito madre. A me di sta pizza, dai. Ma fammi vedere, qua c'è la preparazione. Io non ho mai mangiato la pizza se non quella bianca a casa. A mozzarella. No, il basilico. Il basilico sotto. Ma del mestiere, sì. Il basilico va messo sotto la mozzarella. Mica lo so, Supra, ma che è? E beh? E qua c'è la pala. Come va la cottura? Al sangue. Al sangue. Vabbè, voglio. Oh! Come sviluppa, pure non essendo una contemporanea, guarda come sviluppa il tornado. Ah, beh, comunque è bella cicciotta. Beh, se è napoletana. Scusa, per farla napoletana l'impasto come deve essere? Perché a me sembra come tutte le altre, no? Perché non esce bassa e fina come quella del kebabaro, l'unica pizza che conosco e che mangio? È una doppio zero. Cioè, 24. L'unica vera pizza italiana che conosco è quella del kebab. Molto più acquosa e più elastica, e quindi lievita, cioè cresce. Per via te a Gerola, Comodoro San Marziano. Cioè, a me non piace il fatto che ci sia in cottura. Vabbè, cioè, in cottura al basilico a me non gasa. No, è più carino se lo metti sopra. Che c'è dentro? Che è ripieno, no? Bella, però. Bella, un po' gommosa. Ecco, a me quella napoletana non piace troppo perché la sento gommosa. Che lievitazione gli fai fare l'impasto? 24 ore. Fermento. Mazza, mi hai fatto proprio paura. Te non t'ha mangi? Grande, Te tieni per dopo? Hai reagito all'ultimo o già volevi farlo? No, sai che... Bei riflessi, peccato che in game non c'erano, eh? Questo impasto, perché è un impasto abbastanza semplice, in 24 ore c'è sta un prefermento dietro che non è viva, che sennò avrebbe sviluppato ancora di più. E non è più di quel prefermento così. Ho smesso ad ascoltarti un po' di tempo fa, sto guarda Franchino, te ne puoi andare? Una gran parte vuoi vedere com'è Franchino? Dentro.
e quindi gli dà comunque quel sapore. Ciao. No, si sente la fede integrale. Qualche voto gli dà? Va bene, amico suo, palesi, da un 8 e mezzo. L'integrale pure sulla pasta, l'accento l'integrale. Mi dai questo voto? Ma che te la devi mangiare tutta? Se la gusta. Bella maculata? Bella maculata. Quanto costa? 10 euro. 10 euro. Che pensa al centro storico? È il prezzo più comodo. 10 euro a Milano me la compro, frate, dai. 10 euro il suppì regalato, per menù 10 euro. Dove stanno le patatine? Usano per tutti i dolcinali. Sì, Vabbè, il centro storico ci sta, magari la pizza c'ha pure degli ingredienti fighi. Abbiamo iniziato a fare i fritti noi. Però comunque un prezzo alto per Roma. E Cristina che passeggia. Dov'è? Dove vai? Come io dopo vado a scroccare la lounge. So tre kebab e 10 euro. Una, quanto costa una buona pizza al centro in Sardegna a Olbia? Davvero? Porco due, 15 euro. Cornicione. Vabbè, cioè con i gamberoni. C'è sta. 18 euro, porco Dio. No, il cornicione con i cianci che Margherita, 10 euro mi ci devi mettere almeno, che ne so. Ma ad esempio il pata negra. Qui dal video che abbiamo fatto noi, Vedete però questo? Difficile de venir a bout des Ma che difficile il cazzo? Ma se... Perché c'hai i baffi? C'est une combinaison unique de poudre désincrustante et de gel booster triple action. Ma poi uno se si guarda YouTube dovrebbe interessarsi alla lavastoviglie. Sì, perché serve, ce l'hanno un po' tutto. E la migliore, adesso me lo dice la goccina con le coi baffi. Perché è francese? Perché sto in Francia, fratello. Ah, no, è un'affermazione. C'è i baffi perché è francese. Ah. Lactel Bio. Bello, questo è bello. Pure un bel colore piano. Questo è bello. Quella mozzarella là ti fa un po' strozzare, mi sembra un po' tanta, però è buono. È buono. È buono. Mo? Grazie. Te cambi che andiamo a fare. Non mi cambia pure. Alla pizza quanto ha dato? Non ha dato voti. Criminale centro storico. Ti ha bufala dato... appena arrivato. Buono. Buono il bufolozzo. Queste sono le bufale. Io sono impegnato. No, vediamo dopo. Ma che sta? Rimango da solo pure, se ne va. Vabbè, rimango da solo, dai. La bufala. No, rimango da solo. Se no dosa. Stream. Perché stacchi te. E attacca lui. Stacchi te e attacca lui. Sì. Poi scusami. Che cosa mi hai detto? No, non voglio uno sneakers. Sì, sì, grazie. Ok. Non abbiamo pagato e non abbiamo pagato. Non è una marchetta. No, se conosciamo solo da 20 anni. Però non capisco quanto è grande la pizza. No, vabbè, è una pizza normale. Cioè, una dimensione pizza stragiusta. Giulia è andata. Giulia non è qua, è in uno stand a lavorare. In maniera decorosa. Mazza, decorosa. Vabbè. 7 e mezzo, 8 meno. Vabbè, 7 e mezzo, 80. Tanta roba. Io a scuola c'avevo sempre 5 e mezzo. 7 e mezzo, la paura. Da, sto allenando tutti i giorni, fratello. Meno male. Ma fammi vedere questa. Sei al centro. Ma che è? Ma che cazzo è? Ma che ci hanno messo le foglie una foglia d'albero al centro? Ma poi il cornicione, ma quanto cazzo è grosso? Ma è bella il cazzo! Il cornicione, però prendi i cartoni più alti. Mi hai rovinato la poesia. Esatto. Che cavolo! Ma che cos'è? È pane pizza! Poi c'hai un cornicione, allora che si sviluppa bello, grosso, alto. È una pizzetta quella che prendi. È una ciambella! Sono le pizzette quelle che prendi al cornettaro, però grossa. Oh, però è scaduta la mozzarella. C'era un botto. Faccio vedere la cottura sotto. La cottura è buona. È pane, pane, non mi piace. Cioè, ma sembra un bel impasto. Vai. È pane. Quanto com'è però? E questa te la mangi in due per forza, da solo tutti. Sincero? Buona. È buona. È buona. Però? Il voto! Di è buona, ma ho detto sincero, mi stava preoccupando. Che cavolo. Sapere il voto. Devo sentire il cornicione, se scioglievole. Io sono rimasto da solo. Il pomodoro è buono. Ti infastidiranno questo qua. La mozzarella non mi fa. Sì. Cioè potranno mettere più basilico. Ah regà, ah regà, ah regà. Che poi quella non la mangia nessuno. Metti invece. Cioè bella a vedere, sì. Double check this. I think I need to double check. That was very close. Yeah, because listen, these streamers are listening to you right now and your energy counts. No way! No, che è successo? Oh, oddio. Dai, Vabbè, fammi vedere il voto, Rush, che mi caccia, mi guardano male. Che pago in tempo.
Guardano male, guardano male. E Wuntarel. Dai, capate. Che cazzo so? I need to hear that chant. Do that chant one more time for Six and TV. Do that again, guys. One more time. There he is, he was holding his fist up. Yeah. That's getting me ready to fight, and I'm just sitting here. I'm like, ugh, get me in there. You want to jump in League of Legends right now? Absolutely not. I was supposed to jump. He wants to jump in the crowd. Le puntarelle, no? Ma c'è una bottega lì, per caso. Ecco lì, ve la indico. Le api, rosso pomodoro. Quanto hai speso? Ma il centro storico non mi vai da rosso pomodoro. 12 euro per una margherita? 12 pleuri, però 9 una margherita. No, ho preso una cosacca che è... Accendete le luci. Come prezzo. Questa è Napoli, yes. Non è contemporanea. No. Quindi San Marziano, pomodoro. Ma che è? Ma che è? Basilico. Ah, però belli, vedi che... Oh, cazzo. Vedi che i pomodori qua sono interi. Bello, questo sembra un pomodoro, una spremuta di pomodoro, proprio fatta con le mani. Questa mi interessa, invece. Pecorino o parmigiano. Cotta molto bene anche questa, ma sì, quella forno di là sotto. Sempre legna. Troppo, yes. Molla. È bella grande. Mi piace così. Quindi questa è la più bella che c'è fino adesso. Sì. No, ma che di plastica? Sei a largo di Torre Argentina. Non mi cacciano, sì. Quanto pagherà d'affitto? 9 euro. Fammi dentro la mangia. Questa. Vabbè. Onestamente, vabbè, 3 pizze hai fatto, Franchi, certo. Potresti anche farne un po' di più.